Rappresentante del 5 Stelle, buongiorno Carla Ruocco, benvenuta fra noi. Buongiorno a tutti, ascoltavo con interesse la follia illustrata. Faccia le barricate, perché la multa da 100.000 euro per il sacchetto da 10 centesimi non si può sentire. In realtà forme di intervento dello Stato nell'economia per correggere esternalità negative di determinati prodotti possono anche essere sì. Sono assolutamente da concepire. Sì. Il problema è che qui è tutto rovesciato è che lo Stato interviene contro quei prodotti che invece dovrebbero essere incentivati. Però vabbè, questo il discorso veramente è ampio. Ma noi siamo contenti che si facciano dei passi avanti, però ci deve essere una proporzione. È interessante questa ascoltatrice che dice: io ho un ascoltatore, io ho 2-3 sacche in tessuto, uso sempre quelle e la sportina in plastica gliela metto in bip, non si può dire. Senta, voi che cosa farete su questo documento, su questa manovra? Cioè come vi porrete? Barricate, riformismo, emendamenti? Questa manovra è assolutamente taglia fuori i giovani, tende a ridurre col tempo l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo, non prevede un piano di investimenti serio in un paese che vuole realmente sviluppare e crescere, è ingabbiata ancora una volta nei vincoli europei per cui questo paese continua ad avere e continuerà ad avere una palla al piede. C'era un interessante articolo peraltro stamattina di Oscar Giannino che ho letto con molto interesse che riguarda... Ma è un ghostwriter che gli scrive, non è lui. Gli investimenti sui cervelli, la meritocrazia, cioè qui si tratta di avere un altro proprio profilo, un altro modo di vedere una prospettiva di paese. Invece questa manovra è totalmente ingabbiata nei vincoli europei, è fatta... Prendiamo soltanto dal punto di vista fiscale, prevede un recupero di evasione, ma poi quando vai a vedere in che cosa consiste, si tratta soltanto tendenzialmente di condoni o condoni mascherati. Non è così che si fanno le politiche fiscali, perché significa in questo modo prendere gli spicci adesso, ma far perdere la fiducia nel fisco e nei confronti del fisco da parte dei contribuenti per il futuro. E quindi è sempre lo stesso logica di rincorrere a toppe e a piccoli argini che non risolvono il problema strutturale Oscar. Del paese. Ecco, no, io mi sono ritirato diplomatico, ma fermo riprovazione quello che hai detto. Quindi. Cioè, scusa, non ho capito. Ti sei ritrovato? Ma come te ne esci col ghost? Ma no, una battuta, ma perché apprezzo la tua attività di editorialista. Non anteponiamo la nostra i nostri cosi personali. Una domanda per capire, io mi rendo conto, quando si sta all'opposizione è ovvio aspettare le proposte degli altri e dire no. Sarebbe troppo immaginare un paese troppo ideale, troppo britannico, anglosassone, l'idea che stando all'opposizione per far capire meglio ai propri elettori e a quelli degli altri, perché poi la politica è un mercato aperto per tentare di convincere anche chi non ti ha votato della maggior bontà delle tue idee, ma sarebbe troppo immaginare che ci fossero contromanovre che facessero capire il ragionamento, da dove partiremmo, con quante risorse individuate e per fare che cosa, cioè con quali altre priorità e in maniera realistica, cioè nei governi ombra di lunga stagione politica del mondo anglosassone le contromanovre sono fatte con lo scrupolo di chi davvero poi sa maneggiare i conti pubblici e non spara delle cose senza copertura. È troppo idealistica questa idea? Allora, innanzitutto anche l'opposizione ovviamente ha un suo ruolo in sé per sé, quindi è giusto sempre e comunque che chiunque sia al governo abbia una sacrosanta opposizione che faccia in qualche modo chiarezza su quelle che sono le scelte governative e quindi apra la strada anche ad eventuali alternative. Dopodiché qui nessuno dice che sia facile stare al governo oppure che le coperture si trovano in un soffio, però sicuramente coerenza,
chiarezza, trasparenza, prospettiva di paese, bisogna averla. Dove vogliamo portare questo paese? Noi abbiamo Renzi che continua a sostenere giustamente che l'austerità è un principio che fa male all'economia e quindi bisogna andare in Europa a perorare la causa di in qualche maniera sbloccare queste museruole che portano l'austerity nei nostri conti. Però poi contemporaneamente gli eurodeputati del Partito Democratico appoggiano il disegno di far entrare il fiscal compact nei trattati europei. Allora questo significa prendere in giro la gente con dolo, perché non è possibile che appartenenti allo stesso partito vadano ad annunciare delle cose a microfoni aperti e poi in Europa non ci troviamo mai con la stessa versione, salvo poi accorgercene nelle manovre successive. Punto primo. Punto secondo, l'utilizzo della finanza pubblica. Noi abbiamo speso negli anni passati e continuano a piombarci delle bombe atomiche che sono per esempio i contratti derivati, che abbiamo fatto uno studio che costano circa 8 miliardi di euro all'anno per le perdite che questi ci comportano. Questo significa aver gestito la finanza pubblica in modo scellerato. Allora qui nessuno dice di avere la bacchetta magica, però sicuramente ci sono forze politiche che hanno in sé la possibilità, perché sono fuori da determinate logiche e meccanismi, di gestire la cosa pubblica e la finanza pubblica in maniera più vicina ai cittadini, in una prospettiva di paese e non in una prospettiva di salvataggio dei soliti potenti o dei tecnocrati europei e quant'altro. Bene.